Sì, riaperto il canale finalmente perché era allucinante che non caricassi video da 7 mesi. Allora, riapro e partiamo in quarta subito e parlo di un argomento molto interessante. Perché? Perché moltissimi mi chiedete come si fa a diventare famosi su YouTube, sempre le solite domande. Allora, ce ne stanno 1 miliardo di video così. E non mi va di fare il video come diventare famosi per avere visualizzazioni e bla bla bla. Quindi quello che vi posso dire sono delle vi posso dare delle informazioni o comunque dei consigli per almeno sopravvivere a questo mondo. Perché da fuori può sembrare un mondo bellissimo dove tutti fanno video, chi cacchio è che vi sta scrivendo? Allora, può sembrare un mondo bellissimo, però è tipo il mondo uno dei mondi più falsi che ci sia, cioè si sta trasformando veramente come la televisione, ok? Mettiamo un po' di polemica, sì, che bello, un po' di critiche ci vogliono sempre, va? Che così mi riempite i commenti di insulti, sì, via. Allora, però io sono, voglio essere sincero con voi e sarà un video abbastanza difficile. Allora, partiamo dal presupposto che nessuno su YouTube ti regala niente, nessuno, è rarissimo. I YouTuber veramente bravi, cioè nel senso che almeno secondo me che mi hanno dato sempre disponibilità, sono stati sempre gentili così, indipendentemente dalle visualizzazioni degli iscritti si contano sulle dita di due mani. Sono Mr. Vlog, Giorgio Cappello di Paglia, Davide De Matteis, FTDJ, ce ne stanno, poi sicuramente me ne scordo qualcuno, anche Yakamet, poi non mi ricordo, me ne scorderò sicuramente qualcuno. E logicamente Jim, grandissimo. Ecco, questi qua, ad esempio, sono quelli che non guardano alle visualizzazioni che hai, agli iscritti che hai, no? Mentre invece ci stanno quelli che. Vi racconto un aneddoto e questo è veramente molto interessante. Nel senso che all'epoca c'avevo tipo 2000 iscritti, forse 1000 qualcosa. 1200, beh, non lo so, una cosa. Comunque pochi. Insomma, pochi relativamente. E allora avevo fatto il video basta, che al momento era lanciato bene, era partito bene, aveva fatto centinaia di migliaia di visualizzazioni in 2 giorni, 3 giorni, e quindi sembrava che i miei iscritti erano saliti già a 3.000, quindi stava andando molto bene. E guarda caso, in quel periodo mi contattarono un sacco di persone, di youtuber che ancora adesso lavorano e c'erano parecchi iscritti, e non, però non faccio nomi. E mi dicevano, no, vieni a partecipare da me, fammi questo, fai quello. Io ero contento, nel senso, dai, partecipiamo, facciamo. Finalmente qualcuno vuole fare qualcosa con me su YouTube, bla bla bla. Appena questo boom è finito, perché poi si è bloccato, non è che ha fatto milioni, si è fermato a qualche centinaia di migliaia. Morti. Tutti morti. Oh, ma quel progetto che dovevo fare, io dovevo andare addirittura a Milano. Mi hanno chiamato a fare qualcosa a Milano e ho detto, ah, quella cosa lì, dai, quando è che ci vediamo? Non lo so, scusa, ho avuto dei contrattempi, bla bla bla. E alla fine vedevo che faceva questa cosa con altri YouTuber e a me non mi ha più cagato. E questo è un caso, ma ce ne stanno tantissimi altri. Io vi dico che ci stanno dei YouTuber, ad esempio, che avevano meno iscritti di me e mi leccavano il sedere, o facevano, oh, bellissimo il tuo video, bla bla bla, quando è che facciamo una cosa? Poi, dato che io ho smesso, no, per un po', poi comunque mi ci sono sentito di nuovo, o non ti rispondono, e vabbè. Allora, su YouTube, parliamoci chiaro, calcolano le visualizzazioni gli iscritti. Se non hai visualizzazioni iscritti, nessuno ti regala niente. Nessuno. Ti ho detto, ce ne stanno pochi, pochi, veramente pochi. Anche il fatto, ora vi dico una cosa che, cioè, va anche contro di me, nel senso che tutti gli YouTuber possono rispondere ai messaggi, a meno che non superi, diciamo, i 200.000. I 200.000 iscritti penso già sia molto più difficile. Però pure io, quindi, cioè io ad esempio, io riuscirei a rispondere a tutti se mi ci mettessi, solo che a volte io mi ritengo uno che risponda abbastanza, però a volte magari dico no, adesso non mi va e poi mi scordo, ok? Però tutti gli youtuber, quindi se non vi rispondono, o c'è un motivo perché magari non dovete stare là ad assillare, oppure proprio perché vogliono fare i superiori e non vi vogliono cagare. Questa è la realtà. La realtà è che fino a 200, penso, pure di più, si può rispondere tranquillamente a tutti i messaggi, ok? Quindi fatevi già due conti. Poi, voi sbattetevi di quello che dice, cioè, che dice la gente, nel senso che
Non ve ne frega, non vi mettete a leccare il sedere a quelli che ci hanno più iscritti voi, perché non ne vale la pena. Non lo fate, ok? Voi continuate a fare i video per i cavoli vostri. Se la gente vi contatta, voi bene. Se volete mandare un messaggio, è bello il tuo video, mandateglielo. Mandatevi, ma se non vi risponde, chi se ne frega? Cioè, nel senso, non ve ne frega niente. Voi continuate a fare i video, eh? Poi, però dovete riuscire a capire quando la gente vi si avvicina perché state incominciando a macinare visualizzazioni, allora la gente vi si avvicina, o se invece la gente vi si avvicina perché per la vostra persona o per la qualità di video che fate, perché comunque uno può avere pure pochi iscritti e fare video di qualità. C'è anche un'altra categoria di persone abbastanza viscide su YouTube e sono quelle che si avvicinano soltanto per chiedere favori. Nel senso, che ne so, mi fai la sigla perché sei bravo a fare la sigla, ora ti faccio un esempio. E poi manco ti mettono mi piace, manco ti sponsorizzano, non ti pubblicano da nessuna parte. No, non gliene frega niente. Tu gli hai fatto la sigla, basta. Ciao. Oppure che gli servono tipo, cioè ti tengono lì perché gli serve qualche favore, capito? E vabbè, ci stanno, ci stanno. Ci stanno addirittura, mi ricordo in un periodo sempre di Basta che c'era due YouTuber che sono tra i più famosi in Italia. Che pur di non mettermi mi piace e commentare, che mi avrebbe dato ancora più visibilità, mi hanno mandato un messaggio privato. Ho scritto bellissimo il tuo video e ho detto grazie. Poi sono andato a vedere, mica non avevano messo né mi piace né. Cioè, pur di non darmi visibilità, mi hanno mandato un messaggio privato. Allucinante, allucinante. Su YouTube è pieno, cioè, nel senso. Se volete entrare in questo mondo dovete essere pronti veramente a vederne di tutti i colori, di gente che gli dice, oh, senti, abbiamo fatto un video insieme, i pubblichi sulla tua pagina, cioè, nel senso, neanche glielo chiedi, cioè, non glielo dovresti chiedere, ok? È una cosa che si fa, cioè, nel senso, se tu fai un video con me, io ti pubblico sulla tua pagina, cioè, se io faccio un video con te vuol dire che mi piace quello che fai. E quindi ti pubblico e l'ho sempre fatto, cioè, nel senso, se ho partecipato a un video l'ho sempre pubblicato nella pagina, sempre. Ho sempre messo mi piace ai video che parlano, magari che dicono qualcosa di me o così, sempre, sempre. Se lo trovo lo metto sempre. E questo la gente lo sa, cioè, nel senso. E invece ci stanno quelli che ti dicono no, perché poi lo farebbero tutti, cioè ti mettono delle scuse stupide, proprio infantili, per dirti no, guarda, non ti voglio sponsorizzare perché come se. Nel momento in cui tu sponsorizzi qualcuno, quel qualcuno ti frega i tuoi iscritti, non è te li frega, li condividi, cioè non è. Boh, cioè. Devi dire cose allucinanti. E quindi tu continua, tu che vuoi iniziare o che stai iniziando a fare video, continua. Sbattitene di quello che dicono gli altri, tu continua a fare quello che ti piace e non fare video soltanto per le visualizzazioni. Io c'era un periodo che. Facevo video soltanto in base alla viralità, ok? A volte ci sta di fare il video e dici, ah, questo qua potrebbe essere abbastanza virale, però se non ti piace alla fine non diventa virale, questo l'ho sperimentato a mie spese, cioè è vero, è così. E che altro volevo dire? Sicuramente c'è qualcosa altro che dire. Quindi non fidatevi di nessuno, nessuno, nessuno. Se, cioè. Dovete riuscire a capire quali sono le persone che veramente valgono e vi seguono perché siete qualcuno o se vi seguono perché vogliono veramente stare in un rapporto di amicizia e così. Anche se comunque il rapporto su internet è valido fino a un certo punto. Ad esempio, vedi che non ti invitano agli eventi, cioè che ne so, tu sei di Roma, fanno gli eventi a Roma e non ti invitano. Perché hai meno iscritti oppure. Ah, ecco, un'altra cosa divertente. Se sei donna e sei carina, tranquilla. Cioè, nel senso, inizia a fare video, ti contatterà sicuro qualcuno entro le prime settimane. Tranquilla, tu stai tranquilla. Se sei donna, cioè proprio su YouTube c'è la strada spianata, ok? Perché su YouTube ci stanno. Tutte le persone che ci stanno sono tutti arrapati. Tutti. Quindi stai proprio tranquilla, cioè, che ti frega, raggiungi 5.000 in 2 mesi perché tanto ti sponsorizzano, ti fanno qualcosa soltanto per avere un'amica donna. Vabbè, è una cosa molto triste, un'altra faccia YouTube molto triste. Quindi, queste sono più o meno le cose principali. Sbattetevene, continuate a fare quello che vi piace e
e cercate di capire la persona che avete davanti, perché su YouTube è pieno di falsità, dai più grandi, compreso anche me, c'è stato un periodo così, dai più grandi ai più piccoli, c'è sempre qualcuno che ti vuole fregare, sempre, sempre, sono il 90%, il 10%, e il 10% invece sono quelli buoni, che ho detto prima, ad esempio anche Mark De Hamer, ce ne stanno tantissimi, cioè brave persone, Bob Van Peso, e non leccate sedere, non leccate, per favore, non leccate sedere. Una cosa che è tristissima, cioè, soltanto per avere visibilità, che poi tanto non ve la danno, cioè, è inutile, è così, è un mondo crudele e meglio non avere la lingua marrone. Detto questo, anche dell'imello Roberto Bonetti, pure grande persona, ogni tanto me ne riviene qualcuno e fanno bene a fare le battaglie che fanno. Detto questo, vi saluto, ci rivediamo al prossimo vlog il prima possibile, lo prometto, e tanto ci metto poco a farli, e questo è quello che penso io, fatemi sapere se avete avuto esperienze di maledetti, schifosi youtuber che vi hanno fregato, che vi hanno contattato soltanto quando sembrava, che oppure il favore, mamma mia, che allucinante, allucinante. Va bene, noi ci vediamo al prossimo vlog. E spero di non aver scatenato la fine del mondo. Però certe cose vanno dette ed è giusto che vengano dette. E se ve lo dico io che ci sto da parecchio su YouTube, è così, cioè, è così. Quindi, se volete iniziare a fare video, fatevi due conti in tasca.